Ciao a tutti, io sono Eleonora e questo è il mio zaino di scuola. È rosa, è tenuto benissimo perché ovviamente io faccio attenzione a tutti quanti i miei oggetti. Ha questa catenina così tenera con i cuoricini sopra ed è molto spazioso e, come ho già detto, lo tengo alla perfezione. No, 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 no! Si è aperta la bottiglietta dell'acqua e mi ha bagnato tutti quanti i libri. Comunque, questo è il mio vero zaino. È tutto quanto sporco qua ed è stato comunque lavato perché cade sempre per terra e tutti quanti rischiano sempre di prenderlo a calci. Passiamo ai quadernoni. Questo è il mio quadernone preferito perché l'ho personalizzato proprio come volevo, perché adoro i cupcake e sono bravissima con i DIY. Per poi non parlare di questi quaderni super carini. Questo è fucsia, c'è scritto anche Kyoto, quindi gli dà un'idea molto orientale. E invece questo qui, che ho preso al contrario, che è sbadata, ha un gattino sopra, non è carinissimo? Credo proprio che dovrei rifarla questa scena, perché come si fa a tenere un quaderno al contrario? Avete l'onore di guardare il mio quaderno di latino, e italiano e storia. Allora, schede ovunque che non sono state nemmeno pinzate nel quaderno ad anelli. Pagine su pagine, un po' strappate e un po' no. Appunti ordinati, ma anche appunti piuttosto disordinati, sì. Questo è il mio quaderno di tedesco. L'altro anno nel vero What's in my school bag vi avevo fatto vedere il mio quaderno prima di essere utilizzato e questo è il mio quaderno dopo. Non ha nemmeno la copertina dietro. Non ci credo! Ho perso l'altro pezzo! No! Passiamo all'astuccio. Questo qui non è carinissimo, ci sono le ciambelle, i cupcake, tutto quanto. E poi inoltre sono piena di pennarelli, di penne, perché bisogna sempre essere pronti a scuola. E poi ho questo tenerissimo temperino a forma di cagnolino. Io adoro i temperini, ho anche quest'altro, non so che cosa me ne faccia di due temperini nello stesso astuccio, però erano così carini. Questo è il mio astuccio, come potete vedere è piuttosto vuoto. Allora, solitamente c'è la famosissima penna, però se sono un po' più fortunata posso anche trovare penne fatte in questo modo, d'emergenza, nel caso in cui perdessi l'altra. Poi, compassi completamente rotti e inutilizzabili, ma io spero sempre che funzionino. Caramelline di origine ignota, quelle che trovi ad esempio dentro i giocattolini strani, e soprattutto pezzetti di carta ovunque, bigliettini, la tempera delle matite. E poi guardate, uno sconosciuto temperino. Questo non penso fosse un temperino fatto così, credo provenga da qualcos'altro, ma a me è rimasto il pezzo importante. Passiamo al diario. Ho comprato questo piccolo diario rosa molto carino e mi piaceva perché c'erano i vestiti, le scarpe con i tacchi, le borsette, queste cose molto girly. Oh. Mamma, mi compri il diario super carino con tutti quanti i cuoricini, cupcake, eccetera? No! E poi ho questo portafoglio super kawaii che è sempre pieno di soldi. L'altro giorno mia mamma mi ha comprato questo portafoglio e mi ha detto: è impermeabile. Ci ho messo dentro 5 euro e li ho trovati il giorno dopo fradici, perché erano a fianco alla bottiglietta dell'acqua. Libri scolastici? Non ho bisogno di libri scolastici, a scuola prendo soltanto appunti su questo tenero taccuino. Libri scolastici? E non sono nemmeno un quarto di tutti i libri che ho. La mia merenda è sempre molto sostanziosa, infatti qua dentro posso trovare biscotti al cioccolato, gallette di riso, una tenera marmellata e anche praline colorate, se mi sento un po' più pasticcera. Allora, la mia busta della merenda è super cool, a parer mio, però la roba che c'è dentro non è altrettanto. Che schifo, beh, già tanto che so qualcosa, perché solitamente vado alle macchinette. E poi mi vergogno un po' a parlarne, ma
Ecco la bustina con tutti quanti i miei assorbenti che non possono mai mancare. Oh, questo accostamento di colori, arancione e blu, perfetto! Perché sono complementari. Sul fatto degli assorbenti solitamente non li dimentico, ma so che molte di voi magari li dimenticano. Infatti, se c'è qualche mia compagna che non ha gli assorbenti, io sono tipo nuovi metodi di tag life. Ovviamente mi porto il cellulare, però mi raccomando, guardate com'è carina la cover, a parte quello, ma mi raccomando ragazze, non utilizzatelo durante le lezioni. Io lo uso soltanto per segnarmi gli appunti, dopo ovviamente che è finita la lezione, segno le cose sul calendario, insomma, lo utilizzo soltanto per scopi scolastici. Questo è il mio cellulare, quando tengo quelle cover che avete visto prima, in classe si fermano tutti quanti a capire che cosa diamine siano. Comunque, il cellulare serve per usare Snapchat, fare giochini stupidi, fotografare a sgamo i propri compagni, ma assolutamente non prendo mai appunti o segno le cose sul calendario perché mi dimentico e non ne ho voglia. E per finire, per avere sempre il make-up alla perfezione, un tenero lucido labbra a forma di gelato. Io lo adoro. Allora, già mi dimentico i quaderni, cose varie, la merenda e tutto, mi ricordo il make-up, mi ricordo di portare lucide labbra a forma di cono gelato. No. Spero che questo video vi sia piaciuto, ho riguardato il mio video vecchio di cosa c'è nel mio zaino e ho detto no, devo fare la parodia per forza. E la domanda dell'altra volta è stata: avete un diario segreto e di che colore è? E questi sono alcuni dei commenti che mi avete lasciato. La domanda che vi faccio oggi è: qual è il vostro oggetto preferito all'interno dello zaino? Alcuni dei commenti li leggerò nel video di venerdì. La fair della settimana è quella di Kia No Sekoi, che ha fatto questo bellissimo disegno. Tutte quante le altre fair le trovate nel link in descrizione sulla mia pagina di Facebook. Non dimenticatevi di seguirmi anche su Twitter, Instagram e Snapchat. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un mi piace, di condividere il video su Facebook e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo, se riesco, domani. Ciao!